19.14, buonasera cari amici, buonasera gruppo Lo Sai, buonasera La Verità, buonasera a tutti quelli che credono nell'informazione, quella che da qualche mese a questa parte, oggi siamo alla puntata numero uno della seconda edizione, del secondo anno, credono a Radio MPA. Ovviamente con il gruppo Lo Sai ogni mercoledì, ogni venerdì dalle 19 alle 21 e questa sera ci ritroviamo proprio in un momento particolare della vita politica a livello mondiale. Ci troviamo coinvolti, noi malgrado, purtroppo, in un momento politico che sta attanagliando il mondo, un momento in cui le sorti dell'intero pianeta pare che attraversino determinati canali. Sono i soliti canali che noi conosciamo bene, quindi parliamo di informazione, l'informazione che viene data dai mass media, quelli nazionali, quelli internazionali, e poi parliamo della nostra informazione, quella alternativa, quella che gli altri non dicono, quella che dà spazio a chi spazio non ce l'ha. E allora abbiamo quindi immediatamente Maurizio Elia Spezia, che questa sera, come al solito e come spesso fa su Radio MPA, mi accompagna a braccetto. Maurizio, buonasera. Maurizio, non lo sento più. Maurizio, in verità non lo sento. Vabbè, e allora, visto che non sento Maurizio, io non so per quale motivo, problema tecnico o altro, a questo punto io direi di presentare Andrea Giacobazzi. Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Andrea. Mentre tentiamo di ripristinare subito il collegamento via Skype con Maurizio, e allora Andrea Giacobazzi, che fa parte del gruppo Lo Sai. E Andrea, buonasera e benvenuto a te. Ci siamo sentiti mercoledì scorso, se non vado errato. Sì, mercoledì scorso abbiamo fatto una piccola chiacchierata, qualche minuto, e ci siamo dati appuntamento oggi, quindi sono molto contento di essere qui. Mi fa piacere di trovarti. E allora, parliamo di un momento particolare politico a livello internazionale. Ci sono tante teorie, ma quella più percorsa e ripercorsa è la solita, quella dettata dai mass media, la solita che vogliono farci credere con un'informazione controllata, informazione incanalata, che evidentemente a noi non va troppo giù. E allora vogliamo dare anche un altro tipo di informazione, vogliamo sapere che cosa succede dalla Siria. Intanto pare che abbiamo ripristinato Maurizio, vediamo un po'. Maurizio? No, non ce l'abbiamo ancora. Quindi stavo dicendo, l'informazione nostra, Andrea Giacobazzi, allora io ti cedo subito la parola. Grazie. Oggi abbiamo avuto tra l'altro un'altra funesta notizia, che in parte è collegata sempre al tema della politica mediterranea, quindi al tema, diciamo, della politica del vicino Oriente e Mediterraneo in genere, la notizia dell'ambasciata americana, dei rappresentanti diplomatici americani uccisi in Libia. Questo è uno purtroppo è una notizia atroce, che però certifica per l'ennesima volta il fallimento, ma questo lo dico anche in connessione con quanto dirò poi in seguito sulla Siria, della politica atlantica in genere a livello mediterraneo. Ecco, così come in Siria, anche in Libia si era urlato per lungo tempo al dittatore, al massacratore, alla necessità di ripristinare l'ordine nel paese, lo si è fatto attraverso bombardamenti umanitari. In Libia oggi si vedono alcuni dei frutti, cioè un paese diviso, attraversato a tensioni di ogni tipo, e oggi si è visto cosa purtroppo è successo un fatto appunto terribile, la strage degli americani, dei rappresentanti americani negli Stati Uniti e in Libia. In Siria la situazione è analoga, si è cercato, ovviamente non lo si è potuto fare per tante ragioni, di portare, diciamo, un intervento tra virgolette anche qui umanitario, cioè di portare ordine in un paese che ha un governo legittimo, questo può piacere o no, ma un governo riconosciuto almeno fino a prima della rivolta dalla stragrande maggioranza dei paesi che fanno parte delle Nazioni Unite, e sulla base di una rivolta interna ad un paese tentare di imporre un ordine nuovo, un ordine differente da quello che governa la Siria. Perfetto Andrea. Del governo
Andrea, scusami, però ecco, la cosa che dobbiamo dire, purtroppo, e parliamo dei bambini, delle stragi purtroppo di civili che stanno imperversando proprio in questi tempi in Siria, pagano sempre i più deboli, proprio quelli meno difesi, appunto i civili, in questo caso i bambini. Senza dubbio. Va detto ovviamente che la cosa va vista da entrambi i lati, cioè è evidente che in una situazione di rivolta come quella che si è creata in Siria, purtroppo la situazione umanitaria critica c'è, questo oggettivo, cioè la situazione in Siria dal punto di vista umanitario effettivamente è una situazione disastrosa, questo sì, ma è una situazione disastrosa dovuta al fatto che delle forze, principalmente, questo è dimostrato e detto anche in parte dai media internazionali, devo dire, forze principalmente ispirate, se non fisicamente condotte da stati stranieri e rappresentanti stranieri, quindi parliamo ad esempio di turchi, di arabi non siriani, in Siria sta creando una situazione di disordine prolungato come quella a cui stiamo assistendo. Ecco. Dico un'altra cosa, poi magari lascio spazio al dibattito, ad un dialogo su questo tema. Ecco. La Siria ovviamente, quando si guarda la Siria, si deve capire che la Siria è estremamente complessa dal punto di vista etnico, è una terra centrale, geopoliticamente fondamentale, una terra di confine tra appunto il mondo arabo, il cuore per certi versi, ricordiamo che Damasco fu storicamente una città fondamentale del mondo arabo e allo stesso tempo, vista la sua vicinanza con il mondo turco anche, ricordiamo che la Siria confina con la Turchia, non è lontana seppure non confina con l'Iran, quindi non è lontana dall'area appunto persiana, quindi è confina con Israele, cioè la questione del Golan è ancora sospesa, e la Siria è un punto nevralgico della geopolitica e quando si valuta una rivolta in Siria, quando si analizza una rivolta in Siria, si devono valutare e analizzare anche tutte le componenti che a questa situazione sono connesse. Andrea, è un punto cardine la Siria, ne vogliamo parlare anche con Maurizio, finalmente gli abbiamo ripristinato la linea. Maurizio, buonasera. Buonasera Marco, buonasera Andrea, a tutti gli ascoltatori di Radio MPA e tutti i ragazzi che ci seguono sulle nostre pagine Facebook e sulla pagina dell'evento. Eccoci qua, finalmente ritrovati sui nostri canali. Allora, Andrea Giacobazzi già sta parlando da qualche minuto, non so se hai avuto modo di sentire quello che ha detto, comunque lo puoi salutare, tanto è qui con noi. Sì, porgo i miei cordiali saluti ad Andrea, lo ringrazio per essere intervenuto questa sera. Ritengo che la puntata che andremo a proporre dopo l'introduzione di Andrea, che mi scuso non ho sentito benissimo, però conosco molto bene i suoi argomenti e credo che sia stato molto esaustivo nel spiegare, nell'introdurre questa puntata. La questione siriana è importante per svariati motivi e questa sera cercheremo di analizzarli tutti. Da quello che ci sta raccontando Andrea, poi passeremo per altri ospiti che ci racconteranno cosa hanno vissuto in Siria, come paragonano la Siria all'Italia a livello politico e alla fine ci sarà il racconto del nostro Day che continua a organizzare manifestazioni in tutta Italia e noi continueremo a supportare lui e tutti coloro come Andrea, come il gruppo Lo Sai, come Informare per Resistere, tutte quei siti di informazione che stanno facendo un'informazione corretta nei confronti della situazione siriana e non un'informazione di propaganda. Perfetto, e allora dobbiamo andare in pubblicità, subito dopo un brano musicale, ritorniamo con Maurizio Lia Spezia e Andrea Giacobazzi, questa è Radio MPA, questo è il gruppo Lo Sai. Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori. E si ritorna in diretta a 19:30 e allora andiamo subito con Andrea Giacobazzi. Andrea, un panorama internazionale politico della Siria, dove nei mesi scorsi si è parlato quasi di un tracollo, Assad doveva capitolare, poi tante bugie, evidentemente anche queste hanno fatto parte proprio del sistema. Sì, senza dubbio. Hanno circolato per settimane questo e per mesi, si sono visti anche su internet, fotomontaggi, questo è successo anche con nel caso libico, insomma, ribadisco, si possono paragonare facilmente
situazioni vicine, ecco. Sì, sì, fotomontaggi, poi come sempre c'è sempre una buona dose di disinformazione su quello che è il quadro generale della situazione siriana, questo sicuramente. Va detto che anche a livello di stampa nazionale si sono visti anche alcuni esempi virtuosi, ecco, ad esempio su alcuni giornali ogni tanto qualche frammento di verità si riesce a vedere, ecco, questo sicuramente. Ma ha detto una cosa particolarmente curiosa. Ecco, in tutta questa situazione attualmente un po' convulsa, insomma, a livello mediterraneo, nel vicino oriente, potremmo dire, c'è qualcosa di strano, cioè si vede che l'amministrazione americana, ma in generale i paesi che gravitano in ambito atlantico, potremmo dire, tendono ad avere una visione sdoppiata, un po' così, un diritto umanismo un po' particolare, siccome il diritto umanismo, come del resto il relativismo, sono un po' figli della modernità, si vedono appunto delle parentele, cioè delle parentele in cui tutto viene un po' relativizzato. Ad esempio, gli estremisti, certi estremisti islamisti, in determinati contesti, vediamo ad esempio l'Afghanistan, sono dipinti come male assoluto, nemici da combattere, nemici della civiltà. In Siria e in altre realtà, oppure come era per esempio in Libia, sono spesso etichettati o comunque passano sotto l'insegna della legittima ribellione e chi più ne ha più ne metta. Discorso analogo si può fare nell'area vicino orientale. Se un dato problema accade in Iran, per esempio facciamo un caso di scuola, di fronte a un'esecuzione, di fronte a una condanna capitale in Iran, si ha un determinato atteggiamento, i media si sollevano indignati. Se la stessa identica cosa succede in Arabia Saudita, quindi in un paese che per certi versi rientra in quello che è l'ambito diciamo delle simpatie atlantico, delle simpatie occidentali, questo passa assolutamente in secondo piano oppure addirittura viene completamente ignorato. Ecco, c'è una situazione simile anche dal punto di vista del quadro siriano. Sappiamo benissimo, questo è un dato ormai conclamato, che oltre alla presenza di forze straniere, sia in termini di supporto materiale ai ribelli, sia in termini proprio di presenze fisiche tra i ribelli, ci sono appunto componenti straniere e componenti islamiste, queste componenti islamiste godono spesso di buona stampa, di una stampa che invece in altri contesti assume posizioni completamente diverse. Ma perché questo? Cerco di sintetizzarlo in un minuto. Perché quando si parla di politica internazionale si deve fondamentalmente guardare alle due grandi forze, questo almeno è la mia opinione, che regolano e che determinano la politica internazionale. Cioè le dottrine, siano esse religiose o le ideologie, diciamo, e dall'altro lato gli interessi. Questo compone il quadro della politica internazionale. E la Siria è al centro di una rete fondamentale di questi elementi, appunto, che fa capo a questi elementi. Quindi cosa succede? La Siria, che oggi appunto è, come dicevo prima, geopoliticamente e strategicamente il centro del Vicino Oriente, un punto nodale, un punto nevralgico, attraverso il controllo del quale si determina anche la politica vicino orientale, ecco che qui emergono appunto strategie appunto che possono apparire contraddittorie, come dicevo poco fa. La Siria, questo va ribadito, rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Iran sciita, la maggioranza sciita, e appunto il Libano, quindi diciamo la famosa dorsale sciita, includendo gli alawiti, cioè la minoranza che governa la Siria nel più ampio insieme sciita, anche se non è del tutto corretto, e quindi in Siria c'è la base navale russa di Tartus, quindi c'è una presenza militare russa a Tartus, cosa che probabilmente è vista un po' come fumo negli occhi da determinate potenze. Quindi geopoliticamente è evidente che la Siria si trova appunto nel bel mezzo di una serie di contrasti più ampi anche di quella che è la sua stessa realtà. Quindi al momento è il punto nevralgico, al momento Andrea, è il punto nevralgico di tutta la situazione politica internazionale, è lì che si decide il futuro, giusto Maurizio? Sì, volevo farti una domanda Andrea, certo. Proprio sul...
sui paesi che hai citato e sulle eventuali tensioni che si potrebbero venire a creare, una risposta, ti chiedo scusami, una risposta abbastanza breve su se riesci a darla. Come, si muoveranno la Russia e la Cina, lo stesso Iran, in confronto di un'eventuale tensione con gli alleati? Ecco, beh, diciamo, questa è la domanda proprio, cioè, questo è il punto fondamentalmente. Beh, fino ad oggi si sono comportati in un modo molto chiaro, cioè hanno mantenuto il veto alle Nazioni Unite, i paesi che lo potevano mantenere, cioè che hanno un posto fisso nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quindi Russia e Cina. L'Iran sappiamo benissimo che è strettamente legato al governo siriano, quindi ha tutto l'interesse a che Assad resti dov'è. E quindi cioè, ciò che, come si dice, fatemi indovino, però ciò che appare più probabile è che questo tipo di alleanza, questo tipo di insieme di interessi regga. Ribadisco, c'è anche il punto che viene spesso taciuto, ma c'è la base navale russa a Tartus, in Siria, quindi i russi non vedrebbero di buon occhio un cambiamento, un regime change, diciamo, un cambiamento di regime, un cambiamento di governo in Siria. Quindi io credo che la situazione, credo, ritengo probabile che la situazione, questo tipo di alleanza, questo tipo di conformazione regga, complessivamente regga. Chiaro che Va bene. nel frattempo tutto ciò che accade va, chi vuole informarsi correttamente deve farlo anche attraverso fonti che siano il più indipendenti possibile, perché è evidente che c'è in ballo non solo una guerra materiale, una guerra guerreggiata, nel senso tecnico, nel senso proprio materiale del termine, ma c'è anche in corso una guerra mediatica, una guerra di informazione molto forte, questo sicuramente. Bravo Andrea, allora dato che mi dai l'assist, ricordo a tutti gli ascoltatori che Andrea è uno dei nostri amministratori della pagina Lo Sai Medio Oriente e ricordiamo ai nostri ascoltatori, chi ci segue su internet, che potrete trovare tantissime informazioni in quella pagina. Oltre a quella pagina ricordiamo il sito di Lo Sai, ricordiamo l'importantissimo lavoro sempre di informare per resistere. E ricordiamo anche Radio Spada che comunque si interessa anche di queste tematiche. Andrea, io ti devo ringraziare, sei stato perfetto questa sera, siamo stati nelle tempistiche ideali che ci eravamo prefissi, quindi un ottimo lavoro, ti ringrazio per la professionalità, la serietà e ovviamente invitiamo tutti gli ascoltatori ad ascoltare Andrea nelle prossime puntate che organizzeremo su Radio MPA. E ovviamente sul nostro sito e sulle nostre pagine. Maurizio, Quindi ti ringrazio, Andrea. Maurizio, mi associo a quello che hai Grazie a voi. detto, mi associo a quello che hai detto con Andrea, però da Andrea l'ultima battuta la voglio. Quei paragnozzi dei turchi che in tutto questo ci zuppano e non poco, Andrea. Beh, ma i turchi, voglio dire, c'è gente che in passato ha confidato molto nella Turchia, ma bisogna ricordarsi che la Turchia, nel bene e nel male, è e resta un paese inserito a pieno titolo nella NATO. Quindi anche le possibilità di manovra che si sono attribuiti in passato ai turchi in realtà sono molto ridotti. I turchi fanno il loro gioco, hanno degli interessi strategici enormi nell'area, perché ricordiamolo che c'è il problema dei curdi, e il problema dei curdi è esteso anche alla Siria, e i turchi quindi fanno il loro gioco. In più hanno il fatto che c'è l'elemento da valutare che, essendo i turchi parte della NATO, quindi devono rispondere anche a un determinato tipo di logiche. Quindi queste due cose sommate, interessi turchi e appartenenza alla NATO, spiega perfettamente il perché l'attuale governo turco abbia tenuto questo tipo di politica rispetto ad Assad e alla Siria. Hai ragione Andrea, e a Roma si direbbe tacci loro. Va bene, ok, grazie ancora e ciao Andrea Giacobazzi, alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Andre. Maurizio, proseguiamo con la musica, sono 19:40, vuoi dare tu il motivo del contest, perché devono mandarci i brani? Perché? Per quale motivo? Per quale assurdo motivo il mistero dovrebbero mandarci i brani? Perché quei pazzi di Lo Sai e di Radio MPA cosa gli è venuto in mente? Gli è venuto in mente di organizzare un contest, ovvero di invitare tutti i ragazzi che scrivono canzoni, che producono musica in base a determinati temi, come quello che avete sentito prima, bellissimo e mi è piaciuto tantissimo,
su temi del genere, inviare la loro canzone al sito, alla casella di posta elettronica dillo lo sai @gmail.com. Inviano il loro bel motivettino tramite mail, noi lo acchiappiamo, lo scarichiamo e lo mandiamo in diretta durante le nostre trasmissioni del mercoledì e del venerdì. Quindi adesso, se non sbaglio, Sì, no, prima abbiamo dovremmo. sentito gli Dimmi, Sghina Marco. Sghina prima, Sghina Sghina, un bel gruppo romano. Invece adesso abbiamo, no, abbiamo Marcello Costante con Deception. E lo ascolterò dopo, magari fai anche tu la selezione. A tra poco su Radio MPA. Certo. E si ritorna in trasmissione, sono 19:48, stiamo parlando con il gruppo Lo Sai, con Maurizio Elia Spezia, puntata dedicata alla Siria. Maurizio, ma questa come tante guerre, Maurizio ci sei innanzitutto? Non ti sento? Certo, ci sono Marco, ti sento Bene, benissimo. allora questa come tante altre guerre, Maurizio, purtroppo fanno parte di quella parte del genere umano che diciamo il lato oscuro, quello che a noi non viene mostrato interamente. Ci potremmo domandare, porci tante domande, ma domandare innanzitutto perché lo fanno? È una questione di soldi, è una questione di business? Come si è sempre detto nelle guerre bisogna diciamo esaurire, consumare le riserve belliche, ma noi sappiamo che invece non è così, Maurizio. Beh, Marco, guarda, è giusto farsi delle domande. La prima domanda che si dovrebbero fare in molti, per quanto riguarda la Siria, ma anche per quanto riguarda la questione dell'Africa e del Medio Oriente, è come mai tutte queste rivoluzioni sono scoppiate una dietro l'altra con una tempistica del genere? Come mai dei cosiddetti dittatori come il colonnello Gheddafi, e adesso come Bashar Assad vengono rivoltati dal loro popolo quando nel loro paese governano da decine di anni? Ecco, quantomeno la cosa dovrebbe farci riflettere per iniziare a ragionare sulla questione, perché se uno non si ferma neanche a chiedersi come mai in Africa tutto d'un colpo sono saltati per aria questi domini, questi cosiddetti domini, allora è bene che non si interessi nemmeno di quello che succede o che non prenda una parte, perché prendere una parte e informare quando c'è in atto un conflitto, bisogna mantenere una posizione sapendo quello che si dice. Quando si comincia a blaterare per partito preso, perché la televisione dice che Assad è un dittatore, perché la televisione ci dice che Gheddafi è un dittatore, senza sapere quello che hanno fatto per il loro paese, quello che stanno facendo e come hanno fatto vivere il loro popolo, penso che sia quantomeno di scarsa sanità intellettuale, passami il Vero, termine, Maurizio, Marco. io mi immagino quei poveri ragazzini che riversi sui banchi di scuola leggono la storia in un certo modo, quindi esattamente come vengono proposti e scritti certi libri, quindi la storia viene fatta secondo le linee ovviamente di convergenza della nostra società. Sì, beh, certo Marco, come sappiamo, come abbiamo dimostrato in più occasioni, le direzioni sono anche queste. Voglio ricordare una cosa importante, Marco, che Gheddafi aveva in procinto di istituire una banca centrale africana con una moneta africana per poter vendere il petrolio in valuta africana, quindi per far guadagnare il proprio popolo, ma ovviamente non ci è riuscito. A questo voglio allacciare anche due paesi del quale sono venuto a conoscenza io purtroppo troppo tardi, però sono la Costa d'Avorio e la Nigeria. Mi soffermo specialmente sulla Costa d'Avorio perché anche lì è successo quello che è successo in Libia. Anche lì i francesi hanno fatto pressione per destabilizzare il governatore che era capo dello Stato e sostituirlo con un loro governatore, un governatore del Burkina Faso. Ricordi, Marco, il Burkina Faso Certo, è quello certo. stato dove ha vissuto Thomas Sankara, Thomas Sankara.
del quale ha parlato apertamente tantissimo Fiorella Mannoia quando è stata con noi in trasmissione. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori magari a riascoltarsi quella trasmissione, poi daremo tutti i canali per riascoltare le nostre trasmissioni. Comunque, come dicevo, hanno dato il potere a questo presidente del Burkina Faso e sostanzialmente gli estratti del petrolio andavano suddivisi tra Costa d'Avorio e Burkina Faso. Quindi una situazione molto particolare dove i francesi per l'ennesima volta ci hanno messo la mano, l'avevano messo per destituire Thomas Sankara, l'hanno messa adesso per la Costa d'Avorio e anche, come sappiamo benissimo, per la Libia, perché sono stati i francesi i primi a mandare i loro aerei sul territorio libico. Bene, Maurizio, C'è allora qualcosa che pazzia. vogliamo aggiungere, Marco? No, io voglio soltanto dare il benvenuto all'ospite che segue, quindi lo presenti tu cortesemente. Sì, allora il prossimo ospite ho il piacere di presentarlo perché ho avuto il piacere, scusate se mi ripeto, di averlo con noi in conferenza a Milano, di poter assistere ai suoi interventi in più manifestazioni, sempre a Milano a supporto della Libia e della Siria. Abbiamo con noi il senatore Fernando Rossi del Movimento Politico per il Bene Comune. Buonasera, senatore. Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori. Buonasera, buonasera a lei, benvenuto a Radio MPA. Senatore, chiedo scusa, io Ecco. le volevo chiedere solo questo, scusa Maurizio. Prego, Ecco, Marco. lei appunto che frequenta il Parlamento, No, avverte, non lo, non... ex senatore, Ah, sono ex. sceso nel 2008. E allora, lo ha frequentato, ha mai Sì. avvertito a pelle qualcosa che le dava fastidio, qualcosa che nel palazzo del potere era predominante e quindi diciamo che era un po' oppressivo nei riguardi di tutti i presenti, ma anche di tutti gli italiani? La risposta è ovviamente un sì, ma poi la conclusione che hanno tratto è che non conta niente il nostro Parlamento, cioè può ratificare decisioni prese altrove, quindi apparire il momento in cui avviene il patatrac, il colpo di scena, ma è solo un esecutore questo Parlamento. Quindi dice soltanto un atto di transizione il nostro Parlamento. Poi alla fine Sì, c'è ma una non c'è direzione un potere centrale. reale, ci sono stati anche gli studi, cioè quando il 74% di ciò che si discute in Camere e Senato non è altro che la ratifica di decisioni già prese dal governo, con ovviamente il ritorno di quella che è la maggioranza di governo in una maggioranza Parlamento, dà il segno che non è più una repubblica parlamentare. Se poi guardiamo le decisioni che prende il governo, anche queste di Monti per esempio, sono tutte codificate nelle condizioni che la BCE pone ai governi. Quindi il governo decide quello che dicono i commissari europei e in verità è la BCE, il Parlamento ratifica quello che fa il governo, la democrazia parlamentare dov'è? Dopodiché si può anche dire la democrazia dov'è? Perfetto, senatore. La ringrazio per questo intervento che mi porta subito a farle questa domanda. Allora, io ricordo molto bene il suo intervento alla manifestazione di Milano e quanto lei esprimeva la questione del non avere una sovranità in Italia a livello politico, monetario e quant'altro, e rapportandola a quello che c'è in Siria. Cioè, in Italia ci fanno pensare che in Siria ci sia un dittatore cattivo e sanguinario, mentre invece qui in Italia le cose sono ben peggiori. È vero, senatore, o no? Il ben peggiore di quello che sta succedendo in Siria? No, di certo, ma rispetto al pluralismo sia religioso che sociale e economico che io ho trovato in Siria, di certo qui non siamo più avanti della Siria. Non è che hanno solo inventato l'alfabeto, se andiamo a vedere le chiese cattoliche, i musulmani e gli stessi ebrei, in Siria praticano le loro religioni.
e questo è un passetto avanti rispetto all'Italia. Dopodiché gli impegni del governo, tutti i governi sono perfettibili. Io non sto difendendo Saddam. Se difendessi Saddam di un anno fa sarei in contraddizione con lo stesso Saddam per quello che poi ha fatto in Iraq. E se andiamo in Siria abbiamo la situazione in cui l'opposizione interna tratta col governo, ottiene le riforme, ma i siriani all'estero finanziati dai servizi internazionali, da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, quelli fanno capo a questi input e sono questi che organizzano poi l'arrivo dei mercenari in contatto con gli Stati Uniti, in contatto con Turchia e ci dicono è un dittatore Assad. Ora, intanto nella situazione interna siriana io non l'ho potuto constatare questo e vi assicuro che l'ho fatto con occhi critici come faccio con occhi critici tutte le cose. Ma la contraddizione più evidente è che ci dicono contro il dittatore Assad, contro il dittatore Gheddafi, e questa lotta la fanno insieme a chi? Insieme ai dittatori della monarchia saudita, assieme ai dittatori dello Yemen, del Benin, del Qatar. Che cosa ci raccontano? È evidente che è una guerra organizzata per degli altri obiettivi che non sono quelli di portare la democrazia. E quindi ai danni nostri, senatore, anche un plagio, un lavaggio di cervello fatto dai mass media, fatto da chi appunto riferisce su queste cose, su questi andamenti. Certo, io poche sere fa ho visto su Sky, ebbene sì, guardo anche Sky, un film su la resistenza algerina e algerina in Francia, e quello che hanno combinato i democratici della Francia è una roba orripilante. E l'Inghilterra e gli Stati Uniti, e ci hanno fatto gridare contro Pol Pot nello stesso periodo in Indonesia. Gli Stati Uniti hanno fatto 2 milioni di morti e questo è documentato, ci sono le sentenze addirittura per quanto riguarda la Corte dell'AIA rispetto a questi massacri guidati dagli Stati Uniti. Poi non parliamo dell'America Latina, di Monsignor Romero, di quello che hanno combinato con i sandinisti, in Nicaragua, cioè i massacri sono nelle corde della politica degli Stati Uniti. Chi dice lì c'è la democrazia, lì ci sono i diritti umanitari, ma ci raccontano delle bugie enormi. Certo, è sempre un fatto di informazione, poi magari quello che accade in Occidente, in Oriente viene detto al contrario, non possiamo giudicare. Ecco, chi è che sicuramente può affermare che Gheddafi fosse stato, o anche Saddam, un dittatore? Nessuno. Quindi l'informazione... Gheddafi si fa fatica a dire che è un dittatore, ci vendono l'idea che sono le prime elezioni fatte in Libia sono queste, ma non è vero. La partecipazione democratica dei cittadini in questi territoriali era molte volte più numerosa e più vera, non un segno anche solo su una scheda, ma la discussione sulle scelte di quelle, lo spettacolo che abbiamo visto adesso, insomma, è proprio un modo di gestire l'informazione, è un ipnotizzare le persone, collegare un'immagine ad una parola e non ne vieni più fuori. Per la gente adesso chi è vestito d'arabo è un terrorista, chi ha la cravatta invece è un pacifista, cioè sono cose che ti buttano dentro, che massacrano le persone che non hanno capacità critica, e anche quando tentano di fare un ragionamento ecco che usano quelle categorie, quelle immagini per fare i ragionamenti, per esprimerle, e non si scappa. È proprio un'ipnosi generale, ma se non fosse così non ci sarebbero i grandi della finanza che controllano tutta la grande informazione televisiva, mediatica, giornali, agenzie, fondazioni, è perché c'è questo disegno, cioè di costruire una realtà virtuale che passi
per cui la gente cerca il tal prodotto, per cui è giusto che ci sia la globalizzazione, per cui questo è progresso, quell'altro è arretratezza e così via. La civiltà è la nostra, gli altri sono buzzurri. Infatti. E le stesse persone che spaccano i messaggi poi fanno i convegni sulla convivenza religiosa e al mattino invece hanno fatto quell'altro lavoretto. È purtroppo un mondo che funziona in questo modo, ma la nostra fortuna è che si sta cartocciando da solo questo mondo. Ora io non so se Al-Qaeda abbia fatto l'operazione di Benghazi e che doveva concludersi in altro modo, gli sia scappata di mano e sia scappato in morto. Mi immagino una telefonata tra il loro contatto con la CIA e il capo dell'operazione Benghazi: cosa avete fatto, cosa avete combinato, come facciamo a coprirvi, eccetera, eccetera. Ma se anche così non fosse, ciò che è avvenuto a Benghazi è proprio il rovescio della medaglia. Hanno dato le armi, hanno dato il potere, hanno finanziato Al-Qaeda e i salafiti. E adesso questi hanno assalito l'ambasciata degli Stati Uniti. Allora, che poi bene, bisogna vedere, Fernando, anche allora, bisogna vedere Maurizio, noi dobbiamo mandare il giornale radio e quindi ti invitiamo a restare con noi per continuare la trasmissione appena finita la pubblicità al GR. No, volevo dire, Maurizio non mi ha sentito, senatore. Sì, ma sento, ecco, va. Infatti, magari non sono stati meno i guerriglieri, meno i rivoltosi a commettere queste cose. Non sappiamo. Dicono tante bugie. I messaggi che arrivano li controlla l'Asten. Non la sentiamo più, senatore, mi scusi. Immagini che vogliono loro, adesso non è che con i telefonini tu puoi scavare una realtà. Cioè, senatore, mi perdoni, non la sentiamo più, la sentiamo molto basso. Poi siamo in un territorio dove ormai c'è l'occupazione da parte di Stati Uniti e NATO. E quindi ciò che è avvenuto ce lo racconteranno. Ma di fatto, di per sé, questa notizia è che quella scelta che hanno compiuto di rovesciare Gheddafi si sta ritorcendo contro di loro. E certo, questo è l'aspetto militare geopolitico, ma se guardiamo l'aspetto finanziario, anche quello è un sistema che non tiene più e si sta accartocciando. E il loro enorme potere finanziario e mediatico non li porta a schiacciare la verità e la giustizia, e ce la faremo lo stesso nonostante siano così forti. Bene, senatore, e allora noi andiamo col GR, come ha detto giustamente Maurizio, resti con noi, ovviamente questa è Radio MPA con il gruppo Lo Sai, stiamo parlando di questo problema che ci angustia tantissimo, che è la Siria, e ovviamente insieme al senatore Fernando Rossi del gruppo Bene, del partito Bene Comune, quindi restate con noi, questa è Radio MPA. Non siamo un partito, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. E allora eccoci qui di nuovo in diretta 20:13 e stiamo parlando con il gruppo Lo Sai. Maurizio, eccoci qua ancora con te. Sì, allora, perfetto. Senatore, prima di salutarla, dato che dopo di lei interverrà anche il dottor Valli, che lei dovrebbe conoscere, è stato anche lui nella delegazione italiana in Siria. Ecco, una domanda che le volevo fare a lei esce un attimino dal contesto di cui abbiamo parlato stasera, è una domanda più specifica sul suo ruolo e sul suo movimento. Quali sono le sue proposte? Perché è giusto che lei abbia voce, dato che io so essere un uomo con delle giuste idee, so che il Movimento per il Bene Comune ha delle ottime idee, quindi se ci vuole elencare un attimino qualcosina a noi farebbe molto piacere. Beh, il giudizio ottime lo apprezzo, il tante è vero, quindi molto tempo non ce l'ho per illustrarle. Noi siamo consapevoli che non è matura una alternativa alla attuale situazione di potere della BCE e della grande finanza nel nostro paese.
il dopo elezioni, comunque vadano, sarà una fotocopia del pre-elezioni. Questo è sottolineato da chi dice che dopo vorranno ancora Monti, ma anche chi dice che non vogliono ancora Monti, saranno tutti ugualmente agli ordini della grande finanza, come già sono oggi. Quindi non è pronto il cambiamento. Noi non andremo a votare se non si riesce a costruire un contenitore dove tutti gli italiani, indipendentemente dalle loro ideologie, fedi religiose, categoria sociale e quant'altro, si possano unire con tre obiettivi. Il primo, sovranità monetaria, moneta del popolo e quindi gestita per conto del popolo dal Ministero del Tesoro e non moneta delle grandi banche. L'altro elemento è quello della sovranità nazionale e quindi fuori da questa Europa della BCE, dogane e confini per il nostro paese, che è l'unico modo di salvare la nostra struttura produttiva e di renderla competitiva attraverso l'inflazione della nuova moneta sui mercati internazionali. E il terzo punto è la democrazia diretta. Basta deleghe ai partiti, le assemblee sovrane delle comunità e le persone che vengono elette rispondono alle loro assemblee, non hanno più l'attuale possibilità di fare quello che vogliono una volta elette, fanno un mandato e se ne tornano a casa e i candidati debbono venire estratti tra i componenti dell'assemblea a cui possono partecipare tutti i cittadini che non abbiano conti aperti con la giustizia, non siano iscritti a logge massoniche né ai partiti mafio-clientelari del centro-destra-sinistra attuale. A 360 gradi, insomma, senatore, ma proprio per questo. Grazie, senatore. No, scusa Maurizio, ma gli italiani oggi si girano dove si dovevano buttare, come diceva Totò, senatore. Alla fine, davvero, qui non si ha più scelta. La sinistra non è più quella di una volta, non lo è mai stata. La destra fa quello che fa, il centro si butta una volta qua, una volta là. Ma sappiamo che il discorso è comune. Abbiamo molti appartenenti della categoria politica italiana, così facendo parte anche di logge massoniche, e è ovvio che tutto questo a noi mette paura, incuote terrore. E quindi gli italiani che cosa devono fare secondo lei, senatore? La rivoluzione. Bello, mi piace questa. Fatto la rivoluzione, dobbiamo farla. Questa mi piace, senatore, questa mi piace, bella. Ok, io questo volevo sapere. Maurizio, avevi un'ultima battuta da fare col senatore? Ma io penso che il senatore meglio di così non poteva andare. Assolutamente. Lo ringrazio tantissimo, ci sentiremo presto. So che anche il senatore ha cominciato ad andare a leggere gli articoli sul nostro sito www.losai.eu. So che qualche articolo l'ha anche interessato, quindi lo ringrazio. E non sente intanto. Tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci, sì, in diretta e di seguirci anche, Maurizio, sul nostro sito. Maurizio, il senatore da Bacchettato non è che ha cominciato adesso, da 4 anni che appunto si informa, tra virgolette, si informa su quello che si fa, ok? Va bene, dai, senatore simpaticissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie. Bene, e allora passiamo da un ospite all'altro, facciamo un passaggio veloce anche sul traslatore. Maurizio, abbiamo un altro ospite proprio al volo, si tratta del dottor Gian Antonio Valli, se non sbaglio. Assolutamente sì, allora introduco velocissimamente, sì, il dottor Valli. Anche lui l'ho conosciuto alla manifestazione a Milano a supporto della Siria e ho notato nel suo intervento una pacatezza e una chiarezza allarmante
Per la persona che mi trovavo davanti, era la prima volta che vedevo un personaggio come il dottor Valli parlare in pubblico, era la prima volta anche per lui che parlava in pubblico, mi ha interessato moltissimo e stasera ce l'abbiamo qui con noi, quindi gli do il benvenuto e benvenuto su Radio MPA con il gruppo Lo Sai, dottor Valli. Prego, dottor Valli, Pronto? buonasera, prego, prego, la stiamo ascoltando. Prego. Buonasera, buonasera a Perfetto, voi. perfetto. Io vi ringrazio. Prima di tutto volevo fare i complimenti al senatore Rossi, penso, che ho conosciuto, di cui ho sentito le ultime parole, e col quale concordo al 100% pur di essendo di estrazione culturale diversa. Ripeto, al 100% su quanto ha detto. Vero. Ecco, per quanto riguarda il mio intervento, il 14 luglio a Milano, ringrazio per la valutazione che è stata data della mia persona. Ho partecipato in quanto il giornale Rinascita e il periodico L'Uomo Libero si sono interessati perché io potessi passare in Siria una settimana per rendermi conto della situazione. Ovviamente una settimana non permette di conoscere la realtà di un paese, soprattutto di quel paese, della sua complessità, ma almeno io ci sono stato e a differenza di tanti altri giornalisti che si aggregano, come ad esempio, devo pure citarlo, i nostri inviati alla Cremonesi che si è aggregato a qualche gruppo di opposizione e i suoi resoconti sono risultati decisamente minimalisti e mi spiego subito. Si rischia per capire o per non capire il problema Siria di vedere l'albero e senza rendersi conto che questo albero fa parte di una foresta. Per quanto riguarda la mia esperienza, ovviamente limitata a una settimana, però ho girato non diciamo in lungo e in largo, però per centinaia di chilometri. Ho incontrato il Presidente del Parlamento, ho incontrato il Patriarca Gregorio III, patriarca greco-cattolico che parlava a nome di tutte le confessioni cristiane. Ho ascoltato e interloquito col dottor Mohammad al-Buti nella moschea degli Omayyadi. Ho parlato col governatore di Daraa e mi correggo, dico ho parlato, non vorrei dare l'impressione di essere stato il protagonista principale, eravamo in 6 o 7 più un giornalista cubano, per cui le domande sono state le più varie, appunto perché appartenevamo a estrazioni culturali differenti. Per quanto mi riguarda sulla realtà siriana, mi sono accorto che a differenza della Libia, paese di tribù in contrasto l'una contro l'altra da sempre, la Siria è un vero Stato. È uno Stato laico nel quale convivono una quindicina di confessioni religiose e una ventina di etnie. Se il presidente di religione per Costituzione è di religione musulmana, è di musulmana alawita, un gruppo minoritario dello sciismo, i vicepresidenti sono di confessione sunnita e non solo, uno dei tre vicepresidenti è una donna, l'unica donna a rivestire una carica di tale importanza nel vicino Oriente. Per quanto riguarda la Costituzione, la Siria è l'unico paese, a parte il Libano, che non ha nella sua Costituzione l'aderenza a un credo religioso. È l'unico paese nel quale, ripeto, a parte il Libano, non esiste la condizione di dhimmi, vale a dire l'unico paese arabo intendo, cioè di una condizione minoritaria per chi non sia musulmano, per cui i non musulmani vanno incontro a impedimenti, limitazioni nella vita, nelle professioni. Ecco. Come per Costituzione non c'è una religione di Stato, ripeto, a differenza degli altri paesi arabi, la religione, l'indicazione della religione non è riportata sulle carte d'identità.
Ho avuto modo di viaggiare fino ad Arà, la prima città che si è sollevata con motivazioni all'inizio anche giustificate all'inizio del 2011. Ho parlato col governatore, mi hanno impressionato le campagne da Damasco ad Arà, a differenza poi da quanto si poteva vedere dall'aereo della Giordania, che è un deserto stepposo, un paesaggio bonificato, un paesaggio agricolo, verdeggiante, irrigato dalle riforme volute dal padre di Bashar, chiamato il padre della Siria. Per quanto riguarda il pugno duro, un pugno saldo, e finalmente, dico io, finalmente da qualche, esattamente dal 19 agosto, un pugno di ferro che non è stato usato fin dall'inizio appunto per pacificare la popolazione di fronte a questa aggressione, non fa meraviglia che un governo in una realtà come quella dove convivono appunto queste etnie e soprattutto agiscono bande di terroristi dall'esterno e dall'interno, dei pazzoidi che si nascondono dietro la religione oppure credono veramente nella predicazione dei capi religiosi contro il miscredente, contro l'eretico Bashar. Come ho detto, mi scusi se la interrompo, dottore. Sì. Mi dispiace, noi abbiamo comunque le nostre tempistiche. Devo comunque farle i miei complimenti perché, come già accaduto l'altra volta alla manifestazione, lei ha detto che non è molto abituato a parlare in pubblico, ma anche questa sera ci sta dando una visione di quello che ha vissuto molto tangibile. Ma infatti Maurizio, la ringrazio per tutta questo racconto che ci ha dato. Marco. Sì, no, stavo dicendo, concordo con te perché ha poi fatto una descrizione, sembrava quasi di stare insieme al dottore sull'aereo, e proprio dando questa descrizione bellissima di questo paese, un po' quello che ci fa anche Soso quando abbiamo il contatto con lui nelle varie puntate della Siria. Quindi ci ha descritto questa sera questa sera, è ovvio. Quindi dottore, ci ha descritto proprio la Siria come un paese pacifico. Ci conferma le parole di Soso, una Siria che non vuole la guerra, una Siria oppressa, una Siria che sta per essere chiusa sempre di più, però è ancora viva nel modus operandi, nel reagire, nel controbattere colpo su colpo quello che l'Occidente in questo momento sta facendo ai suoi danni. Assolutamente sì. Quello che chiudo un attimo su questa mia esperienza, se posso chiudere, certo. Diretta. Per quanto riguarda, nella prima settimana di maggio c'era le elezioni politiche per eleggere il Parlamento che avrebbe valutato e approvato una Costituzione del 7 maggio. Mi hanno permesso di, e a questo ero particolarmente interessato, nel vedere se fossero una campagna elettorale fantoccio per cui le cose fossero già state preordinate. In realtà ho visto migliaia, decine di migliaia di manifesti, per quanto riguarda Damasco ovviamente, di manifesti elettorali con programmi, con le figure più varie. Teniamo presente che in questa tornata elettorale hanno partecipato 7.200 circa persone, di cui 700 donne, per contendersi 250 seggi dell'Assemblea nazionale. Le elezioni, sulle quali è subito calato il silenzio più completo da parte dei mass media occidentali, neppure accusando il governo di brogli, del 7 maggio, hanno visto una partecipazione del 52% degli aventi diritto, e hanno dato una netta maggioranza ai partiti governativi. I partiti governativi, che sono o erano almeno 9, tra cui Baath e Egemone, a questi partiti si sono aggiunti altri 8-9 partiti, oltre a candidati indipendenti. È significativo che quel 52% sia, a parer mio, una cifra miracolosa, se pensiamo che in numerose zone
L'accesso ai seggi è stato impedito dai terroristi che hanno anche assassinato numerosi candidati. Ecco. E purtroppo sì. Perfetto. Allora, dottore, se mi permette, un'ultima domanda velocissima, perché poi dobbiamo lasciare lo spazio alla pubblicità e al nostro amico Dei. Una sì. cosa mi ha impressionato sempre del suo intervento, che lei ha parlato di nuovo ordine mondiale. Certo. Ecco, ci dia brevemente, davvero, mi scusi se insisto, ma le devo certo. chiedere proprio di essere breve. Ci dia la sua idea su che cos'è il nuovo ordine mondiale, così magari gli ascoltatori lo sentono dire da un personaggio come lei, molto tranquillo e molto descrittivo, molto reale, probabilmente cominceranno a darci un po' meno di complottisti e di persone che pensano che ci sia un complotto sempre dietro l'angolo. Invece c'è un nuovo ordine mondiale che ha un piano ben preciso, vero dottore? Certo, cioè assolutamente. E la mia brevissima premessa è questa. Si usa molto spesso da parte di certe componenti culturali il termine imperialismo. Qui non si tratta più di imperialismo. L'imperialismo è una definizione, un termine di tipo ottocentesco, quando ancora le nazioni esistevano. Qui per cui una nazione diventava egemone sull'altra e metteva in piedi un imperialismo. Ora si tratta della distruzione delle nazioni in favore di un unico governo mondiale. Questo è il concetto vero. Usare il termine ancora imperialismo, che è stantio, che è ammuffito, significa non rendersi bene conto della sostanza delle cose, quanto non addirittura fare gioco di chi vuole nascondersi dietro appunto queste accuse di complottismo. Non è un complotto, è un complotto quando gli scopi sono stati dichiarati a tutte lettere dagli stessi autori in decine di pubblicazioni. Io ho citato allora il 14 luglio il progetto per il nuovo secolo americano di una trentina di neoconservatori. Idem in Israele, addirittura 15 anni prima, un gruppo di neorevisionisti capeggiato da un influentissimo politologo ha previsto la preventiva distruzione di ogni Stato considerato nemico. Il concetto è che della distruzione delle nazioni ovviamente è a parer mio, e credo proprio di non sbagliare, è la realizzazione, il tentativo di realizzare un vecchio sogno antico di un unico governo mondiale, di un unico mondo governato ovviamente da chi ha ricevuto l'illuminazione divina, e stiamo assistendo a questa realizzazione a passi velocissimi, a partire da quanto è successo l'11 settembre del 2001. Non dimentichiamoci che il giorno dopo Le Monde e il Corriere, cosa che mi ha colpito all'unisono, titolavano a titoli da scatola: siamo tutti americani. Con questo autoattentato, perché è sempre più chiaro che la versione ufficiale dell'11 settembre non regge, questo attentato ha permesso a Washington, che siano democratici, che siano repubblicani, non conta, di partire all'attacco del mondo. Questo è il primo passo. Chiudo un attimino per le, diciamo che sono tre le vie per ottenere questo risultato. Da parte contro gli stati riottosi, sicuramente la Serbia, ma sicuramente questi stati del Medio Oriente e, guarda caso, questi stati laici, l'Iraq, la Libia e la Siria soprattutto, si scatenano guerre vere e proprie. Contro i paesi ex comunisti, tipo la Russia, tipo l'Ucraina, la Bielorussia, con la Serbia, la Moldavia, il Kirghizistan, la Georgia, si scatenano le cosiddette rivoluzioni colorate. Contro, terzo punto, contro l'Europa si scatenano colpi di Stato di tipo bancario avallati dalle massime autorità istituzionali, e sappiamo bene di chi si parla, colpi di Stato che
se fatti dalle banche, dall'alta finanza, si chiamano governi tecnici, con la riduzione in miseria e la distruzione dello Stato sociale dei popoli europei. Dottor Valli, ma soprattutto non ci dobbiamo far intimorire, perché è da lì che parte tutto. Dobbiamo parlare, dobbiamo comunicare, dobbiamo trasmetterci sensazioni positive. E vede, non ultima questa di questo blackout preannunciato del mese di novembre. Si parla di un blackout di 3 giorni, 3 settimane, non si sa. E da lì poi dovrebbe risorgere il nuovo ordine mondiale, il nuovo mondo. Quindi dobbiamo reagire, non farci mettere paura. Sono d'accordo con lei e mi permetto di, se poi non ha altre cose da chiedermi, mi permetto di dire che questo non è il tempo, come ho affermato, dei compromessi, ma è il tempo delle affermazioni assolute e delle negazioni radicali. E allora questo era il dottor Gian Antonio Valli, grazie del suo intervento, grazie qui a Radio MPA, lo sai, e l'appuntamento alla prossima anche con lei. Volentieri, grazie a voi. Grazie, buonasera. Grazie dottore, grazie davvero. E saluti a tutti gli ascoltatori, grazie. Un saluto a lei. Bene, Maurizio, allora noi andiamo in pubblicità subito dopo un brano e poi abbiamo il nostro ultimo ospite che è Soso. La società dello spettacolo 20:41, questa è Radio MPA e stiamo proseguendo con il nostro programma di denuncia, quello di informazione, quello che vi fa pervenire appunto tutto quello che c'è da sapere. E stiamo parlando della Siria questa sera, lo facciamo come al solito ogni mercoledì e ogni venerdì con il gruppo Lo Sai. Maurizio Elia, prego. Sì Marco, eccoci qua, siamo ritornati dopo un'altra canzone del nostro contest. Abbiamo avuto con noi in sequenza Andrea Giacobazzi che ci ha parlato un po' della questione geopolitica, abbiamo avuto il senatore Rossi che ha parlato un po' in generale della questione politica sia italiana che siriana, abbiamo avuto Gian Antonio Valli che è stato davvero bravissimo e ci ha raccontato la sua esperienza in Siria e quello che pensa sul nuovo ordine mondiale. Adesso la ciliegina sulla torta è il mio grandissimo amico, il nostro grandissimo amico Odei. Buonasera amico. Ciao Odei. Ciao Maurizio, ciao Marco, ciao a tutti quanti voi nello studio e ciao a tutti i radiospettatori della penisola italica. Buonasera a tutti. È sempre pirotecnico quando si presenta Odei, sei un grande, sei simpaticissimo. Bene, allora, che iniziamo a chiedergli? Perché vogliamo chiedere un sacco di cose, Maurizio. Ma innanzitutto... Ti annuncio subito, io ho annunciato la mia diserzione da Bashar al-Assad. È il dittatore sanguinario, sono il nuovo segretario di Forza Nova. Cosa vuoi di più? Scusa. Quindi chi ti paga? Chi ti paga adesso? Chi ti paga? Mi pagano tutti, io non so più tutti i bonifici che ricevo, veramente sono. Non so, ho una crisi di identità. La mattina mi sveglio bruno, rosso, nero, rosso nero, bianco nero, ora sono anche il segretario di Forza Nova. Domani non si sa. Vabbè, diciamo che sei un mercenario, possiamo dire così. In questo momento sei un mercenario. Della Siria. Bravo, bravo. E allora dici subito la situazione aggiornata sulla Siria. Aspetta, prima domanda. Maurizio, Marco, mi senti? Avevo già fatto io. La situazione aggiornata sulla Siria, volevo sapere da Odei. Allora, comincio subito nella situazione sul campo. Siamo alla bonifica della periferia di Aleppo e l'esercito sta andando bene proprio con l'intento di risparmiare vittime innocenti alla popolazione. C'è rimasta praticamente la zona col confine della Turchia che in questi momenti praticamente è soggetta a bonifica. Speriamo che finisca presto. Io penso, con le mie previsioni, entro il 20 settembre dovrebbe essere tutto finito. Perfetto. Allora, io invece passo subito alla domanda che volevo farti. Volevo sapere che cosa ne pensi di quello che è accaduto ieri in Libia, ovvero l'uccisione di questo ambasciatore. Che cosa succede lì? Adesso hanno fatto la rivoluzione, hanno portato la democrazia. Com'è che succedono queste cose, Odei? Allora, è la stessa democrazia, la stessa libertà che hanno voluto in Afghanistan. La storia ci insegna tutti.
all'indomani della cacciata dell'Armata Rossa, abbiamo visto la democrazia e tuttora la stiamo vedendo in Afghanistan, che ha portato al regime dei talibani. La stessa cosa sta succedendo oggi in Libia. Io da osservatore e non nascondo la mia soddisfazione, la nemesi che si sta abbattendo sui cowboy, bene, ognuno è causa del suo male. Da noi si dice fango che trita fango, però c'è una lettura che io la darei molto più, al di là degli stati d'animo di vedere gli eventi. Io credo questo sia l'inizio di un nuovo protesto di qualcosa che a noi sconosciuto tecnicamente, ma che comunque si sa dove vogliono arrivare. Credo sicuramente sarà farà una parte di una serie di nuovi protesti per l'attacco a qualcosa, per l'attacco alla Siria, perché in campo sicuramente i loro mercenari, come state vedendo da tutte le parti, non ottengono risultati, quindi hanno una sola soluzione: l'attacco all'Iran, l'attacco alla Siria. Ci saranno nuovi pretesti, questo è l'inizio secondo me. Perfetto, quindi come ci stai raccontando, i primi sviluppi di questa democrazia si vedono, io li chiamerei più i tentacoli della piovra, si vedono che si stanno allungando, ma in Siria i tentacoli Odei arrivano oppure li spezziamo prima che entrano? Veramente li stiamo spezzando, quindi li stiamo spezzando da tutte le parti. Ovviamente dobbiamo capire che spesso tutti mi dicono: se l'esercito è così forte tecnicamente, così come mai non l'ha finiti? Molto semplice. Chi se ne intende un po' mastica di roba militare. È vero che l'esercito è forte, però non è che l'esercito può impegnare tutte le forze a disposizione nell'area di bonifica, perché alla data odierna l'esercito ha adoperato non più del 6% della sua potenza, perché non si possono lasciare le postazioni della difesa, e sappiamo che la Turchia è alle porte, sappiamo che Israele è alle porte, sappiamo che il Libano ci sono i hariristi alle porte, dalla Giordania lo stesso, quindi il Mediterraneo. Non è che si possono spostare tutte le divisioni dell'esercito per bonificare l'area. Si sta andando con operazioni dal punto di vista militare chirurgiche, tanto per darvi un'idea. Fanno operazioni, la tattica dei 150 metri, cioè li circondano nell'area di 150 metri e vanno ad assicurarli alla giustizia popolare siriana. Quindi l'esercito non è completamente impegnato del tutto, è impegnato una piccola parte nelle aree di, come ho detto prima, della periferia di Aleppo, nell'ultimo quartiere Aleppo che è rimasto in mano a questi ribelli, e un po' al confine con il Libano, e poi tutto il resto della Siria, escluso qualche attentato, l'area è molto, cioè, si vive tranquillamente e la gente continua a avere la vita di sempre, purtroppo con un nodo alla gola, perché i siriani stanno pagando il dazio dell'impero, il dazio della libertà per l'impero molto molto alto, altissimo, altissimo veramente. Odei, purtroppo le immagini che giungono tramite i canali di informazione occidentali sono sempre le stesse: denigrare quello che fa Assad, chi è Assad, eccetera eccetera. E allora spezziamo proprio, o meglio chiariamo in tal senso quelle immagini di quei bambini che muoiono sotto i bombardamenti, ecco, dici la verità. Allora, senti, io non nascondo che ci sono state delle vittime innocenti durante l'area le operazioni, però non sono praticamente partiti dall'esercito. Quello che i mass media occidentali dell'impero non fanno vedere perché YouTube è pieno dei filmati dei ribelli che lanciano con i mortai sulla popolazione civile.
la TV siriana, le altre TV che non dico siriane, quella diciamo della Russia e quella dell'Iran e quelli che sono presenti nel campo con qualche giornalista occidentale indipendente, dimostrano che questi ribelli bombardano e compiono dei massacri diciamo in mezzo ai civili, però purtroppo si sa, qui non filtra nulla. Io vi voglio far capire un'analogia. Quando gli Stati Uniti d'America hanno aggredito il Vietnam, là c'era ancora un margine di stampa libero, tra virgolette, si potrebbe dire. Quella stampa stessa americana, che era in qualche maniera libera, ha trasmesso le atrocità dell'impero commessi nel Vietnam, ha contribuito in qualche maniera, poi e senza ombra di dubbio sono stati i Viet Cong a ottenere il risultato in campo, però per l'opinione pubblica americana l'informazione giunta dal Vietnam ha contribuito molto a avere diciamo aree di gente che si è dissociata, gente che ha richiesto negli Stati Uniti d'America l'immediato ritiro delle loro truppe. L'impero da quel momento ha imparato che l'informazione deve essere controllata e di non permettere più a nessuno il monopolio delle informazioni. Quindi qualsiasi informazione contro l'impero che possa far vedere la verità viene censurata. A livello italiano, qui in Italia ci siete solo voi, qualche piccola emittente o qualche giornale o qualche quotidiano a raccontare la verità, però purtroppo il monopolio dell'informazione si sa in mano alla RAI. Basta pensare alla Lucia D'Annunziata, direttore del TG3 per un tempo, e la dice lunga. Quindi, ma già nella guerra del Golfo con Sandro Curzi, se ve lo ricordate, l'informazione era in qualche maniera contraddittoria a quella di Rai 1, dopodiché con la Lucia Annunziata sembravano che gli americani fossero stati aggrediti, insomma, è cambiata completamente il modo di ragionare. A me non mi ha mai meravigliato, anzi, per capire la verità ho preso un metodo di misura, e cioè quello che dicono le testate giornalistiche è esattamente il contrario. La stessa Libia, la libertà e la democrazia, la civiltà da tutti proclamata, ecco, vediamo i risultati nel campo. Trucidano la popolazione nera della Libia, nessuno alza il dito, nessuno dice niente, perché i mezzi di informazione a nessuno ne frega nulla dei neri della Libia, e così per analogia lo è per la Siria, così lo è stata per l'aggressione all'Iraq, alla Serbia, lo sappiamo. Lo stesso, visto che stiamo a settembre, l'11 settembre, un bel film hollywoodiano che abbiamo assistito tutti quanti a questo film, che sono tutti diventati, come diceva giustamente Gian Antonio Valli, diventiamo tutti americani, loro, io no. Cioè, ecco, ma i partiti, non so se ho reso l'idea. Sì, i partiti in questo momento ti avvicinano la questione siriana, o si mantengono ben distanti da quello che sta succedendo in questo momento, Day? Ma se devo andare, io faccio per ragioni di partigianeria. Se devo dire quell'area alla quale io appartengo, l'area alla quale io provengo, l'area comunista, prima di tutto si devono avvicinare a se stessi, perché cosa contano in campo oggi? Anche il massimo partito che hanno, il partito di rifondazione comunista, sul campo cosa conta? Poi ha un segretario, il prete mancato Ferrero, il quale la sua ultima di oggi è che quello che sta succedendo in Libia sono la logica al di là del cordoglio, io cordoglio non ne ho, lui ne ha di cordogli per l'ambasciatore americano. Oggi però questo è il risultato delle guerre umanitarie. Insomma, ci spiega, da una parte lui è contro il dittatore e quindi no alla guerra umanitaria, però insomma questi hanno bombardato, ora
parlano un linguaggio ambiguo, un linguaggio che a parere mio è peggiore di quello che dice io sono contro, i partiti della sinistra italiana, nominatemi uno che non è al servizio della politica atlantista e della politica degli Stati Uniti. Non ce n'è nessuno di loro che ha il coraggio di dire il contrario. Nominatemene uno di quelli istituzionali. No, d'accordo con te, d'accordo con te. A tutti. Sì, sì, infatti. Maurizio, prego. Ma io davvero, quando parlo dei, ho davvero poche cose da aggiungere, però mi collego a quanto stai dicendo sulla questione comunisti, fascisti, perché purtroppo, sai, Odei, noi che cerchiamo di fare un'informazione di un certo tipo e che portiamo avanti determinate battaglie, andiamo sempre a finire con l'essere etichettati come o fascista o comunista o quant'altro. La realtà dei fatti è che i partiti politici ad oggi non prendono davvero una posizione, o meglio, prendono le posizioni di sistema. E questo, scusate se mi permetto, Odei, però voglio raccontare questa cosa che mi è accaduta sabato. Sono andato a Como per documentare che cosa succedeva al Forum Ambrosetti, che è una sorta di gruppo Bilderberg all'italiana. L'unico partito che voleva fare informazione era proprio Rifondazione Comunista, di cui hai appena parlato. Ecco, il problema è che la protesta la facevano a Como, mentre il Forum Ambrosetti era a Cernobbio, quindi a qualche chilometro di distanza. Ecco, io penso che oggi un partito politico che debba esprimere il proprio dissenso nei confronti dei governanti glielo debba andare a dire in faccia, no di certo a una città di 10 chilometri di distanza. Questo è solo un elemosinare voti, e io penso che ormai neanche i partiti estremisti siano più in grado di mantenere la loro posizione. Mi sbaglio così tanto, Dei? No, non ti sbagli affatto, ma diciamo che io sui partiti istituzionali ho avuto una lunga militanza, partendo da Rifondazione Comunista ed arrivando all'ultimo del PDC, che oggi il PDC ha diverse anime, diciamo, però che contraddittorie, però trovi all'interno del PDC qualche compagno, tipo io ho avuto una conferenza non più tardi di sabato scorso a Perugia, dove era il segretario provinciale di, no, a Perugia, perdon, ad Ancona, che aveva una posizione non credo sia condivisa da tutto il partito, almeno apparentemente. Torno dicendo che ho avuto una lunga militanza nei partiti istituzionali, non ci sono margini perché gli ordini vengono calati dall'alto. Cioè, faccio un esempio. Quando i partiti della sinistra sono andati al potere con il secondo governo Prodi, ci hanno per tutta una campagna elettorale detto che voteranno no alla guerra umanitaria, non alla base di Vicenza, ma la base di Vicenza è stata fatta dal solito governo al quale loro facevano parte, è stata fatta una nuova e una più grande. Arrivato negli anni 90, quando anche lì alla guerra umanitaria alla Jugoslavia, Armando Cossutta andò in Serbia manifestando la sua solidarietà alla Serbia, però l'ambiguità è stata che ha retto anche quel governo che ha contribuito al bombardamento della Serbia. Io nei partiti istituzionali sinceramente da molto tempo avevo perso la fiducia, tant'è vero che dal 2010 avevo deciso di accantonare qualsiasi attività politica in tale senso. È stata la Siria a risvegliarmi, a rimettermi in moto e sono tornato in campo. Io su partiti politici istituzionali non ci scommetterei neanche una cicca di sigaretta, perché basta vedere il loro atteggiamento per la Siria. Cioè, faccio un esempio, oggi c'è la comunità siriana in Italia, la comunità, diciamo, perlomeno sulla carta, se si vuole essere un po' più cauti nel dire, ha indetto una manifestazione in solidarietà alla Siria.
trovi chi manifesta altrove perché trova le differenze, marca le contraddizioni per dire, cioè, io sto da un'altra parte. Cioè, questi sono realisti più del re. Cioè, la comunità siriana, l'unica organizzatrice della manifestazione di Roma, che nessun altro è autorizzato a parlare al nome di quella manifestazione, trovi qualcheduno che mette, diciamo, crea le discordie, le discordanze per spezzare il fronte. C'è una parola che aveva detto prima di me l'amico Gian Antonio Valli: non è più tempo di compromessi, bisogna dire pane al pane e vino al vino, perché sennò io sono abituato a vedere come ragionano questi partiti nelle mozioni, negli ordini del giorno che venivano approvati in consiglio quando ne facevo parte. Cioè, è la politica della tartaruga, del passo, cioè, come per dire, ne faccio un esempio: noi non vogliamo il privato, però creiamo la società, prima si crea la dichiarazione di intenti per una società che non è più pubblica, poi si arriva a creare le società in auges, poi alla fine tonfa, eccoti, le società per azioni. Alla fin fine questi che sono i partiti, io mi rammarico di quelli che si chiamano della sinistra, ti creano le società per azioni che sono in realtà dei veri carrozzoni mangiasoldi, e questi sono lo stesso, i politici dell'Italia e questa. Ora, ci criticano per la presenza al tavolo rotondo della manifestazione dell'onorevole Sbai Soad, essendo del PDL, ma lei è lì a titolo personale, lei a titolo di una persona libera che ha capito che la Siria è di fronte a un complotto. È ovvio che Udei Ramadan, detto Soso, politicamente non appartiene all'area della Sbai Suad, non è appartenuto a quell'area contraddittoria, diciamo, la controparte, figuriamoci se può appartenere a quella della Sbai. Però in questa occasione ci siamo trovati di avere lo stesso modo di pensare. E anche suonare questa polemica che vogliono tutte le volte tirare e spolverare i vecchi scheletri. Cioè, fatemi capire, se scientificamente, come per dire, il Galileo Galilei diceva la Terra gira, e allora siccome lo dice Pinco Pallino qualunque da un'altra parte, allora la Terra non gira, la Terra è ferma. Questa è la logica alla quale noi ci dobbiamo, come si dice, attenere e stare a tutti, ognuno all'interno del nostro orticello. Così non è, però io vedo che la Siria la devo ringraziare, tant'è vero che ho detto l'altro giorno, se non fosse per le vittime innocenti che cadono in Siria, vorrei una crisi siriana 365 giorni all'anno, perché mi sta facendo scoprire l'Italia, mi sta facendo scoprire il sapore della dolce Italia, che in Italia ci sono veramente ancora persone che ragionano con la propria testa e persone che non sono completamente appiattite sulle posizioni dei partiti in generale e quella dei politici. Poi c'è una cosa, quando uno non ha la sovranità nazionale e ha 113 basi americane in Italia, mi dite chi è il partito coraggioso che può avere il coraggio di attuare politiche anti-impero? Ci provò Bettino Craxi con la Sigonella. Vedete la fine che ha fatto Bettino? L'ultimo discorso fatto di sovranità nazionale l'ha fatto Bettino Craxi. Al di là del giudizio su Bettino Craxi, che si possa condividere o no, però vediamo tutti quanti la fine che ha fatto Bettino Craxi. Non più tardi l'ex ambasciatore, l'ex console, ha dichiarato che lo stesso Di Pietro le aveva presentato, non lo so, il piano, quella Tangentopoli a tavola. Quindi
Dire sperare nei partiti italiani, cioè come si fa a sperare nei partiti italiani? È la stessa cosa come sperare nei sindacati italiani, nella triplice, cioè i lavoratori sono stati prima fregati da questa triplice prima degli altri. Basta vedere l'articolo 18, basta vedere, cioè questi hanno venduto prima l'Italia e voi vi aspettate che comprino la Siria? Non è possibile. Chi non ha la propria autonomia, chi non ha la propria libertà di decidere, non può assolutamente dare lezioni di autonomia agli altri. Io sui partiti politici italiani non ho alcuna speranza, anzi posso dire quasi non ho mai sperato, però ci ho provato. Ci hai provato. Fai bene a dire che non hai speranza in loro. Prima abbiamo sentito il senatore Rossi con il suo movimento politico, magari qualche speranza in lui la riponiamo, dato che comunque anche perché l'ho abbiamo visto. Sentito di quale levatura caratteriale è il senatore, poi tu lo conosci anche bene. Permettimi l'ultima battuta velocissima, perché sì, siamo in chiusura proprio stasera. Ti faccio proprio l'ultima domanda, visto che stai parlando di politica. Grillo Odei? Mi hai tolto la battuta, ok. non t'ho sentito, scusate, sono arrivato come carabiniere in ritardo. Ha detto di Grillo, che ne pensi? Grillo? Sì, cioè, quello parlante. Stiamo andando verso l'autunno, credo che i grilli smetteranno di farci perfetto, sentire il loro canto. È la risposta migliore che ci potevi dare. Odei, scusami, attualmente è una situazione politica come quella attuale, simile a quella attuale internazionale. Ecco, tu pensi che veramente, ma proprio in due battute, sì o no, pensi che veramente possa scoppiare un terzo conflitto mondiale, che l'Italia possa stare lì al centro e quindi appoggiare i paesi NATO, d'altronde ne fa parte, e entrare in questo conflitto che tanto si va a pubblicizzare? Io vuoi che ti dica quella, dico una cosa assurda, però no. Da una parte lo spero perché sancirà la fine dell'impero, però cioè, non credo. Credo che questi hanno lo vedo in Siria, no? Perché la Siria è veramente il laboratorio di tutto. Se questi volevano veramente, come si dice, far scoppiare la terza guerra mondiale, hanno le carte lì davanti in Siria, dovevano intervenire ma non intervengono. Però credo che c'è altrettanto un progetto criminale lo stesso come la guerra, è quello di tenere sotto scacco, sotto tensione, tutta l'area pronta a esplodere. Poi lì la guerra alla Siria ha un obiettivo, oltre agli obiettivi politici, e questo forse non l'ho mai detto, ma stasera se mi date 3 secondi per dirlo, credo che ne valga la pena. Cioè, nel 2006 c'è stata l'aggressione al Libano nei confronti della resistenza libanese, non tanto perché la resistenza libanese minacciava lo Stato di Israele giustamente per la potenza della resistenza, ma il motivo principale era la prova della guerra generale, ma non per accaparrarsi i territori, perché i territori ce l'hanno e non riescono nemmeno a tenerli sotto controllo. Il problema è che nell'area che va da Gaza e arriva ad Alessandretta in Turchia, la Siria per me però purtroppo oggi è sotto l'occupazione turca, tutta quella fascia del Mediterraneo sono stati scoperti immensi giacimenti di gas metano. La guerra oggi alla Siria è proprio per accaparrarsi le risorse di quell'area. Voi pensate che la striscia di Gaza, un territorio arido dove proprio la sopravvivenza è limitatissima, gli israeliani, lo Stato israeliano, che non ha alcuna economia produttiva e non vive di vendite di industria israeliana, cioè hanno solamente l'industria delle armi, però di fatto non hanno niente, vivono di sussidi dell'amministrazione americana che raggiungono i 30 miliardi di dollari, 40 miliardi di dollari l'anno. Questi per 40 miliardi di dollari l'anno
tengono e affamano e trucidano una popolazione come è quella del popolo palestinese. Faccio questa osservazione: solo nell'area di Gaza, quella, diciamo, il metano scoperto davanti alle coste di Gaza è stato stimato economicamente di circa 300 miliardi di dollari l'anno, un business da 300 miliardi di dollari l'anno. Ora, questi per 30 miliardi di sussidi sterminano un popolo, figuriamoci per 300 miliardi cosa sono in grado di fare, e moltiplichiamolo per l'area siriana, libanese, ad arrivare a Alessandretta. Il vero motivo della guerra, oltre a quella della cartina geopolitica della Siria, è proprio la rincorsa ad accaparrarsi queste risorse. E chi governa Damasco, nel bene o nel male, governa il Medio Oriente, perché la Siria è la porta dell'Oriente verso Occidente e viceversa. Chi governa Damasco ha in mano la soluzione: o la resistenza ad oltranza fino a che si ottengano i diritti di tutta l'area, dei popoli presenti nell'area dell'autodeterminazione e in primis quella del popolo palestinese, o si abdica totalmente come è avvenuto in Egitto. Quindi chi andrà a governare Damasco nella sua tasca ha le chiavi della soluzione, o in un senso o nell'altro. Questi sono i due motivi principali della guerra, e non ce n'è altri. La parvenza religiosa è una fa breccia sugli ignoranti politici, che sono i peggiori ignoranti che possono esistere sulla faccia della terra. È questo che il mondo, o la stragrande maggioranza, non riesce a capirlo. Questi sono i motivi. Ripeto la frase di Gian Antonio Valli: non è più tempo di compromessi, bisogna dire pane al pane e vino al vino, se no si rischia di essere veramente liberi ma all'interno della nostra propria cuccia, e fuori di quella cuccia e fuori di quel guinzaglio noi non possiamo fare niente. C'è chi nella vita non gli piace il guinzaglio e farà di tutto per romperlo, e c'è chi gli sta bene la vita da guinzaglio e la vita da cuccia. La stragrande maggioranza dei siriani ha deciso di rompere non solo il guinzaglio ma anche la cuccia. Vero, vero. Grazie. Udei, grazie allora, grazie sempre, come sempre, del tuo intervento, della tua loquacità e del tuo modo di esprimere davvero con fattezza chiara, limpida, cristallina, quello che dici, quello che sai. Complimenti ancora. E allora, Udei, sempre con gli amici Marco, del... Prego, prego. Marco, voglio concludere con questo pensiero alla Leonardo Sciascia, a voi tutti quanti, sì, nel romanzo del giorno della civetta, la classificazione degli uomini secondo Leonardo Sciascia, io la voglio fare mia, ma alla siriana. La manifestazione di Roma, la concludo con questa: la manifestazione di Roma, quando la Siria chiama, gli uomini rispondono, le ominicchi tentennano, i mezzi uomini etichettano, i qua quara qua, i ruffiani praticamente dividono, e i qua quara qua si rattizzano. Quindi, okay? Io l'avevo detto uomini e qua quara qua, l'hai detta allo stesso modo come l'avremmo detto anche qui nel Sanitano. Bravo, dai, alla grande. Simpaticissimo. E allora ci lasciamo con te, Maurizio, andiamo con i saluti di congedo e di rito, eh? Allora, ringraziamo tantissimo Dei, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire la pagina di Lo Sai Medio Oriente per seguire tutte le nostre notizie, per seguire gli appuntamenti con le conferenze che poi tiene Odei in giro per l'Italia. Invitiamo comunque sempre tutti a seguire Informare per Resistere, importantissimo sito di informazione che assieme allo SAI cerca di divulgare più notizie veritiere possibili. E quindi, Marco, per questa sera possiamo dire di aver concluso una bellissima puntata. Soddisfatti, un viaggio davvero, attraverso quattro ospiti che ci hanno raccontato per filo e per segno la situazione siriana, la situazione italiana,
collegandomi alla chiusura che fa Odei, se i siriani hanno davvero deciso di spaccare il guinzaglio e la cuccia, è ora che anche gli italiani comincino quantomeno a ringhiare, se non arrivare a questo punto, però è ora di farsi sentire. D'accordo. Allora, Odei, di nuovo grazie e un salutone a te. Grazie a tutti quanti voi, grazie a tutti gli amici, a te Maurizio e in particolar modo tutto questo esercito dei siriani pagati da Assad su Facebook che si sta spendendo prima dalla, per la Siria. Ragazzi, il bonifico di Assad arriva, dateci del tempo. Ok, ciao. Ciao, Ciao ciao. Sad. Maurizio, e allora venerdì come al solito si replica, o meglio come al solito, noi partiamo proprio da questa settimana. E questa era la puntata numero uno per eccellenza, le precedenti due erano quelle di presentazione. Prima che mi dimentico, allora due cose. Uno, salutare il popolo della rete di internet che ci hanno seguito grazie allo streaming, grazie a tutti quanti voi cari amici. Seconda cosa, venerdì, che dici, la buttiamo un po' tra il serio e il faceto, così diamo un po' di informazione su quello che è il debito pubblico, vediamo un po' che cosa ne dice, facciamo un sondaggio tra la gente, ci buttiamo a capofitto, in che modo, Maurizio? Ma è venerdì, Marco, facciamo uno dei nostri colpi di testa. Cominciamo a telefonare a caso, prendiamo la rubrica e cominciamo a telefonare a un po' di persone e chiediamo che cosa sanno della sovranità monetaria e del debito pubblico e vediamo un attimino Se quanto gli sono italiani sono informati preparati, da questo preparati. punto di vista. Quindi ci divertiremo un bel Vabbè, po'. parliamo un po' della BCE, quanto costa loro mettere una banconota, quanto vogliono indietro, e poi parliamo anche del falso in bilancio che si commette con questo sistema. Quindi una bugia e una truffa ai danni degli italiani, degli europei, di tutti coloro che sono vittima purtroppo di questo, diciamo, di questo sistema economico monetario che è talmente falso che soltanto gli islandesi, pensate un po', se ne sono accorti, gli altri no, mannaggia. Va bene, Maurizio, grazie, un abbraccio a te, mi saluti la Deni, mi saluti tutti gli amici di Lo Sai e appuntamento a venerdì. Assolutamente sì, appuntamento a venerdì, poi lanceremo ovviamente anche il puntatone di mercoledì prossimo, che ovviamente rimane un segreto, dato che sarà con i ragazzi di Lo Sai Simbologia e Sette Segrete. Ai ai ai, quando si muovono quelli, speriamo di non far danni. Li facciamo agli altri i danni però. Ciao Maurizio, ciao. 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 E signori, si chiude qui il nostro programma, ovviamente le programmazioni Radio MPA continuano, l'appuntamento con Marco Cuoco e il gruppo Lo Sai per venerdì. Ciao a tutti.